Buongiorno. Il mio viaggio verso Palermo procede senza particolari intoppi. La Sicilia è un miscuglio di contrasti ed emozioni. Un attimo prima mi trovo ad imprecare lungo una strada crivellata di buche ed un attimo dopo aver girato l'angolo rimango fulminato dalla bellezza accecante del paesaggio. Questi sali e scendi, anche se non sembrano troppo impegnativi, alla fine stancano. Comunque oggi farò circa 80 km, passerò sicuramente per il paese di Marzamemi e poi un altro paio di punti molto interessanti. Molto carina Marzamemi, è il classico villaggio di pescatori che comunque con il tempo sta cambiando le sue abitudini, sta diventando molto turistico. Fino ad ora ho pedalato abbastanza bene, l'unica cosa si sta alzando un forte vento che mi sta rallentando e stancando un po'. Montare la tenda con questo tempo potrebbe risultare un po' fastidioso. Avevo in mente una zona per accamparmi, ma forse è meglio ovviare all'interno di qualche camping più riparato. Deciderò più avanti. Ho preso un panino con mortadella e formaggio e una bottiglia d'acqua da 1,5 litri, 2,20 €. Sono arrivato sulla spiaggia dell'Isola delle Correnti, questo è un posto molto particolare per un motivo che adesso vi faccio vedere. Lascio la bicicletta qui perché sulla sabbia è un po' difficile pedalare. Strano, c'è un po' di gente. c'è un'acqua splendida. Quella è la statua del Cristo Redentore e quella è l'isola delle correnti. Quindi, come vedete, questo è il Mar Ionio e da questo lato c'è il Mediterraneo. Quest'isola una volta era collegata alla terraferma, però purtroppo il ponte ha ceduto parecchio a causa dell'impeto del mare, e quello è un faro che ha funzionato fino a poco tempo fa. Correnti del vento. Io torno dalla mia piaggiola perché sta arrivando un po' troppa gente che è insolita. Posto molto occupante, oltre che interessante. Comincia a fare un po' caldo e ho il vento contrario. Che panorama! La fame quando arriva, arriva. The trees, they are singing to the tune of a song, and the wind is gently ringing the bell that brings the morning, the welcome of the dawn. Of the robin, the call of the dove, the red leaves are falling, the barn owl is calling, the welcome of the dawn. The dogs will be howling morning light. All are happy to be out in the ending of the night, the welcome of the dawn. Marina di Modica. Alla fine oggi ho fatto quasi 100 km. E sto pedalando su una bella ciclabile. Bella! Che belle dune! mi hanno permesso di mettermi sotto questo capannone. Sono sicuro che la maggior parte di voi questo luogo può far storcere un po' il naso. La prima impressione è quella di un luogo angusto, e sicuramente lo è, direi anche abbastanza squallido. Dipende dai punti di vista di come la si vede. Per un piccolo viaggiatore è oro. Io qui posso ripararmi questa notte dal forte vento che sta tirando, ho dei tavoli dove posso mangiare, ho una presa della luce dove posso caricare tutti la mia attrezzatura, e qui ho una lampadina. Punti di vista, ragazzi. Risotto alla milanese. Buon appetito.